Che segno cerchi tu? Cerchi lo stesso segno che cerca questa di questa generazione? Perché è una generazione neopagana. Lo diceva Chesterton, quando gli uomini smettono di credere in Dio, cominciano a credere in tutto. Maghi, forse anche tu, forse anche un tuo parente, è schiavo di questi giochi che si trovano nelle tabaccherie, nei bar. Sono persone che perdono tantissimo denaro, ma è un'immagine cruda, terribile, di questa generazione che cerca un senso. Lo cerca davanti a una slot machine, quello è Dio, è un feticcio di Dio. Qual è la mia slot machine dove perdo il mio tempo? Dove mi accalco? E qui in Giappone ci sono i cosiddetti pachinko. Sono dei edifici enormi, orribili, kitsch. Sempre c'è una bruttezza, un senso di brutto, di kitsch, di inadeguato alla sensibilità del cuore dell'uomo. Come fa ad appagarti? Come fa a darti la vita? Come fa a risuonare in te questo pachinko, gestito dalla mafia? Dove ci sono delle macchinette, tutte uguali. Palline piccolissime che cominciano a torpedare un pochino come i flipper, però messi in verticale. Ore, stanno lì ore e ore e ore. E fanno una fila per entrare la domenica mattina. Le chiese giapponesi sono i pachinko, delle cattedrali, queste cose enormi, ci sono 4.000, 5.000 posti macchina, immagina quanta gente ci va lì dentro, e buttano via un sacco di soldi, qualche volta vincono, come sempre, queste slot machine. Noi, paradossalmente, chiediamo il segno per credere, per salvarci, un segno per appoggiare la nostra vita a qualcosa che è profondamente brutto, perché Dio ci ha creati a sua immagine e somiglianza come la sua creatura più bella, dice l'originale ebraico, l'abbiamo visto tante volte, la bellezza, dice Dostoevskij, salverà il mondo, cioè l'immagine e la somiglianza di Dio nell'uomo. Dio ci ha fatti belli nell'amore e noi chiediamo la vita, chiediamo un segno a qualcosa che è brutto e che imbruttisce profondamente la nostra vita, il contrario dell'amore, il contrario del dono di noi stessi. Anche quello che appare bello in fondo è kitsch, in fondo sono parodie, sono maschere, è qualcosa di profondamente brutto. Guardando la moda, guardando come la maggior parte dei ragazzi si vestono, no? Con questi pantaloni scesi, il cavallo sceso, le ragazze con queste minigonne terribili, con questi pantaloni super attillati, e quello è bello, no? È comodo. Quello è bello, riempirti di piercing, di tatuaggi, sfregiarti, anche questi sono tutti sintomi della bruttezza che si è impossessata del nostro cuore, del nostro spirito, della nostra anima. Lo trangugiamo come se fosse qualcosa di bello, addirittura riusciamo a dire che è bello quello che è veramente brutto. Guardate i grattacieli, guardate le città, queste megalopoli, tutte praticamente uguali, guardate l'architettura moderna, torri, 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 che è grattacielo, cioè che grattano il cielo, esattamente come il gratta e vinci. È la stessa identica matrice, lo stesso idolo demoniaco che spinge l'uomo a grattare il cielo, cioè ad accaparare il cielo, a credere a dei segni, cioè io mi faccio come va bene, faccio un segno, me lo faccio io, con il vitello d'oro, io salgo, 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 e gratto il cielo. Come? Davanti a un gratta e vinci, più soldi, le scommesse, online, sulle partite, ragazzi che rubano i soldi ai loro genitori, genitori che buttano via i loro soldi in questa schiavitù, ma ripeto, ce ne sono moltissime altre. Questa folla che si accalca senza identità, una massa informe brutta, dove si perde l'identità, dove si perde la bellezza irripetibile di ciascuno di noi. Perché tu non ami tua moglie, non ami tuo marito, non ami veramente tuo figlio, non ami i tuoi genitori, non ti doni, quindi diventi anonimo, ti sciogli in una massa brutta. E tutto è raschiare, capito? Raschiare il barile, grattare il cielo, grattare la vita degli altri per prendere con le unghie qualcosa. Ebbene, questa generazione della quale facciamo parte, perché sta parlando alla parte di noi che fa parte di questa generazione, è malvagia. Oggi, a te e a me, il Signore viene e ci dice chiaramente: non ti sarà dato nessun segno fuorché quello di Giona. Non avrai altro segno per convertirti, per ritornare a casa, per ritornare ad essere bello, perché la tua vita torni ad essere secondo la volontà di Dio, bella, che è il segno di Giona. Giona deve andare a predicare a Ninive, e questa è la sua vocazione, questa è la sua chiamata. Perché Ninive è la tua e la mia città. Gli abitanti della città sanguinaria, così era chiamata Ninive, erano stolti e incapaci di discernere il bene e il male. Perché, dice la scrittura, non sapevano distinguere la destra dalla sinistra. Quello che non è chiaramente bene, quello che non è chiaramente male. Laddove c'è la confusione, la massa che si accalca, c'è il maligno. Perché è tutto un di più, che non c'entra niente con Dio, che anzi gli fa guerra. Tu sai distinguere la destra dalla sinistra? Al lavoro, sei un medico, un infermiere, sai distinguere la destra dalla sinistra? Credo che abbiamo grosse difficoltà tutti a discernere il bene e il male, a riconoscere l'opera di Dio. Spesso non la vediamo, perché abbiamo scambiato il bene con il male. Quante volte ci avviciniamo alle persone che sono accanto a noi, ai pazienti, gli ammalati, gli studenti, se siamo professori, ma anche se siamo bidelli, anche se lavoriamo in un distributore di benzina, o un prete, una suora, un vescovo.
Ci avviciniamo senza distinguere la destra dalla sinistra, non sappiamo come muoverci, non sappiamo cosa dire, perché non abbiamo la capacità di vedere, di discernere. Per questo siamo sanguinari, combiniamo un sacco di macelli, versiamo sangue, è la nostra vita. Questo è Ninive, forse la tua famiglia, il tuo posto di lavoro, la città dove vivi, la tua storia, Ninive. La città sanguinaria, la città senza discernimento. A questa città Dio invia Giona e dice, fu rivolta a Giona, figlio di Amittai, questa parola del Signore, alzati, va a Ninive, la grande città, Babilonia, la grande città dell'Apocalisse, le città moderne, piena di violenza, droga, stupri e aborti e menzogne, prostituzioni, pornografia, alcol. Oh, io non vivo tutto questo, siamo impregnati fin dentro, fratelli. I nostri figli sono ghermiti dalla grande città, dalla menzogna di Ninive. Tu sei ghermito, io sono ghermito, anche come prete, anche qui in Giappone, in missione, certamente, costantemente, cioè con un risucchio, una risacca, che tenta di portarmi in mezzo al mare, nella morte, nella menzogna, quando uno si umilia, quando uno non ti capisce, quando uno non apprezza il tuo valore e il tuo lavoro, quando uno non è dolce con te, quando raschi, raschi, gratti, gratti e non trovi nulla. Dice la scrittura, alzati, vanni nella grande città e in essa proclama che la loro malizia è salita fino a me. La tua malizia, la mia malizia, è il primo frutto del peccato di Adamo ed Eva, hanno perso l'innocenza, sono diventati maliziosi, tutto con invidia, vedere storto, vedi male. E la malizia sale fino a Dio. Non abbiamo più uno sguardo puro sul fratello, pensiamo male, pensiamo che ci vuole ingannare, che ci vuole derubare. C'è una concupiscenza costante, carnale, sessuale, sensuale, ma non solo. Quanta violenza dai videogiochi, da quello che noi vediamo costantemente, anche nei telegiornali. E tu là, mentre mangi, capito, la minestra, un piatto di spaghetti, paf, bevi, bevi, bevi. E quello si fa, abito in noi, malizia, che stare fino a Dio, perché già non se ne può più. E ti vuole bene, è arrivato. Il calice è quasi colmo, e ti manda Giona. Secondo l'esegesi rabbinica, i nomi di Giona e di Ninive sono composti con le stesse lettere e si assomigliano. Interessantissimo, perché vuol dire che agli abitanti di Ninive, che sono immersi nella loro malizia, Dio invia un loro fratello, uno che ha le stesse radici. Capite? Per questo, gli abitanti di Ninive si convertono, perché la parola di Giona è autentica, non viene da Marte. No, viene da uno come loro, da uno che ha fatto la loro stessa esperienza, stolto era, non voleva andare, si era ribellato a Dio, è dovuto precipitare nel mare a causa della sua malizia, è stato inghiottito dalla balena e morto nel ventre del mare, e poi è stato sputato, perché la misericordia di Dio è più potente di tutto, e aveva una missione impressionante, una missione che non si poteva fermare, anzi, quella kenosi, quella discesa, quella caduta di Giona, è stata fondamentale per fare di lui un profeta autentico, credibile. Ha dovuto fare la stessa esperienza, conoscersi profondamente, per non giudicare quelli di Ninive. Per il momento non poteva giudicare ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. In quelle parole non ci deve essere il profeta pieno di giudizio, pieno di malizia verso gli altri. Ah, io sono buono, voi siete disgraziati. No, non è questo la Chiesa, non è questo un profeta ama, un profeta figlio dello stesso popolo, è figlio della stessa madre, della stessa radice che l'ha generato nello stesso peccato. E lui ha fatto l'esperienza di essere stato salvato lui da quella malizia. Per questo può parlare la lingua stessa dei Niniviti. I Niniviti si convertono. Per questo la sua esperienza è stata un segno. Lui era il segno di Giona. La sua vita salvata dalla morte, dalla menzogna. Per questo i Niniviti credono alla predicazione di Giona, figlio della verità, secondo l'originale. Perché era vero che lui era un peccatore, era vero che lui era stolto come loro, malizioso come loro, ma era stato salvato. Era questo il segno. Allora convertirsi significava semplicemente una cosa, partecipare della sua stessa esperienza, accogliere quel segno e buttare all'aria, su sacco e cenere, ritornare all'autenticità. Io mi vesto di sacco, come Adamo ed Eva dopo il peccato, e di cenere, perché mi copro il capo di cenere, perché io sono cenere, e cenere tornerò. Tutto quello che io ho fatto, cenere, è vano, la gloria, vana, i rapporti, vani, la cultura, lo studio, il grattacielo della mia vita. E poi? E poi non sapevo perdonare la persona che c'era accanto, la carne è la mia carne, mio fratello, mia sorella, mio padre, mia madre, mia moglie. Sei polvere, sono polvere, prete, missionario, tanti anni in Giappone. Amo la persona, mi umilio davanti a lei, vedo la mia vita, la perdono? No, vero? Allora, sono polvere. Lo posso dire perché c'è Giona, perché c'è un segno che mi dà la speranza, l'opportunità, mi dà la garanzia che convertirmi significa fare la sua stessa esperienza, partecipare della sua stessa salvezza. È uno come me, non è uno meglio di me. Se l'ha fatto lui, parla anche per me. Abbiamo già capito. Il segno di Giona è Cristo, Dio che si è fatto carne, tuo fratello che ha la stessa radice, il figlio dell'uomo. Per questo i pagani giudicheranno questa generazione. La regina del sud
è venuta dall'estremità della terra per ascoltare questa sapienza, la sapienza della croce. E tu, che l'ascolti tutti i giorni, e io che l'ascolto tutti i giorni, che celebro la messa tutti i giorni, che predico a voi, e tu che ascolti, e tu che stai anche in un cammino di fede, i miniti verranno e giudicheranno questa generazione. La Chiesa ha l'obbligo morale, il dovere di annunciare questo. Ancora 40 giorni e la tua vita sarà distrutta. Fai questo, sarà distrutta la vita di molti figli. Convertiti! Ma questo che vale per i parlamentari? Ancora 40 giorni e la mia vita può essere distrutta. Sì, la tua vita può essere distrutta. Non lo credi? Può essere distrutto il tuo matrimonio. Ma no, ma va bene. Ah sì? Il tuo fidanzamento, la tua relazione con quella persona può essere distrutta. Se non ti converti, se non accetti questo segno e lasci che la luce della verità, il figlio della verità che è Cristo, io sono la via, la verità e la vita, mettiti davanti al crocifisso in questi 40 giorni, Antonello, mettiti davanti al crocifisso. Guarda, hai questo amore? Ami così? No. Allora sei polvere, accettalo. Inginocchiati, viene tuo fratello. Lui è uscito dalla morte che ti sta ghermendo. Lui fa di te polvere, una creazione nuova, un figlio di Dio. Lui ti toglie quella veste di sacco e ti ridà la veste di luce di Adamo ed Eva, perché lui è risorto dalla morte. Lui è risorto con la tua carne, con la mia carne. Lui toglie dal nostro cuore la malizia, la rimette, la toglie e ci dà l'innocenza, lo Spirito Santo. Allora accogliamo questo segno che ci strappa dalla massa. Accogliamo Cristo, Cristo crocifisso, per diventare noi stessi Giona per questa generazione, perché questa è la chiamata che ha fatto la tua vita, ha fatto la mia vita. Va bene, sei caduto, non importa, come Giona, Cristo ti riporta in vita e la tua vita sarà un segno per questa generazione. Ovunque, per i tuoi figli, accetta chi sei, che non sei meglio di loro, che sei peggio di loro. E Dio farà di te Giona, farà di te Cristo, la carne di Cristo per le persone che sono accanto, per Ninive, che sta a cui manca 40 giorni prima di morire. Vogliamo salvare i nostri figli da tutte queste menzogne politiche, culturali, dalla malizia che acceca l'uomo. La vogliamo salvare? Convertiamoci. Convertiti, convertiti tu, converto io. E sarò Giona, un segno su cui le persone, forse dopo aver visto la vita sfasciata, dopo aver visto sofferenze molto profonde, sapranno appoggiarsi. Coraggio, questa quaresima è stupenda. Convertiamoci seriamente per non mettere in gioco la nostra vita trasfigurata nell'amore di Gesù Cristo.